Voi siete la fazione del lupo e siete davanti il carro Mangia Sogni. Che cosa rappresentate con la vostra maschera? Allora, noi siamo i Mangia Sogni e i nostri ragazzi tutti colorati sono i sogni. Noi cercheremo di prendere il loro sogno e farcelo nostro. Quanto tempo avete impiegato per realizzare e per pensare questa mascherata? Ci vuole tanto tempo, sembra una cavolata, mentre invece ci vuole 3-4 mesi. Il corso d'opera si cambia sempre, si cerca di fare sempre meglio, sempre avere delle idee sempre un pochino più brillantinose, sempre più importanti. Nelle vostre mani questo che cos'è? Questo è l'artiglio del potere, cioè ci prendiamo la tua anima! Noi siamo della fazione del Delfino e come ogni anno siamo associati al carro di Mauro Chiappa. L'idea è proprio quella di rappresentare i sentimenti, tutti i sentimenti, quindi l'amore, la gioia, l'allegria, ma anche i sentimenti tristi che rappresentano l'umanità, perché la nostra mascherata rappresenta il bacio dell'umanità che si contrappone alla tecnologia, all'innovazione che per quanto è capace di fare ogni cosa però non riesce a riprodurre i sentimenti umani che sono tipici dell'uomo. Quanti siete qua oggi? Siamo più o meno 33-34 e dovevamo essere un pochino di più, ma influenze e cose varie, ma ci diverte tanto partecipare perché il carnevale ci appartiene, quindi è sempre bello essere presenti. Voi siete di che fazione? La fazione della volpe. Siete molto colorati, che cosa rappresentate? Questo è un arcobaleno, praticamente è quello che si vede nel disco dei Pink Floyd, The Side of the Moon. Praticamente sono i colori dell'arcobaleno. Sono 42 persone che ogni domenica entrano in questa lunga bandiera, in questa lunga striscia di colore, e ci divertiamo molto, perché il carnevale è divertimento. Il carnevale è anche unione di persone per lavorare insieme, per realizzare queste maschere. Assolutamente, è una cosa che accomuna, è gustoso, e poi un fanese che non ama il carnevale non esiste. E allora viva il carnevale di Fano. Assolutamente, sempre e comunque. Voi siete della fazione? Le Cinghiale. Che cosa rappresentate oggi? Vestite di rosso, tutte in tema? Vogliamo rappresentare un po' lo steampunk del carro, diciamo, no? Il ballo creativo del Cinghiale che ricorda un po' lo steampunk del carro. Ecco, anche voi come la musica su questo carro trasmettete tanta energia durante la mascherata? È quello che vogliamo, trasmettere energia, il rock. Quanto vi divertite oggi? Tanto, tanto. Gabriele, oggi il Fano Rugby presente al Carnevale di Fano, quanto è importante per voi essere presenti? Ma per noi è importantissimo, visto che è uno dei palcoscenici, se non il palcoscenico più importante della città durante l'annata, quindi per noi esserci e dimostrare di esserci numerosi è importantissimo. Quanti siete oggi? Beh, oggi siamo una quarantina, cinquantina, tra... E da domani si riprendono tutte le vostre attività? Ah certo, sì, da domani si pensa alla prossima partita, puntando a vincerla. Qual è la prossima partita? La prossima partita giochiamo in trasferta ad Ascoli. Forza Fano Rugby!